Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale. Questo video un po' particolare sarà un video fatto tutto di fila, senza taglio, almeno spero, perché insomma volevo fare un qualcosa di molto più, come si dice, spontaneo, possiamo dire così. In questo video voglio andare a fare un attimino il riassunto di quello che è stato il mio 2020, data la pandemia, spero che insomma possiate capire che non è andato tutto benissimo. Ma qualcosa è andata bene, anzi, più di qualcosa. E quali sono invece i miei progetti per il 2021? E poi, ovviamente, augurarvi anche buon Natale in ritardo, perché questo video uscirà dopo Natale, e un buon anno, diciamo, in anticipo, visto che questo video uscirà prima della fine dell'anno del 2020. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Risparmio. E bentornati in questo nuovo video dove andiamo a fare un attimino il punto del mio 2020, sotto tutti i punti di vista, tutti gli aspetti. E anche ad andare a fare un po' di previsioni per il 2021. Allora, come sempre, prima di cominciare, volevo ricordare che mi puoi seguire sul mio blog www.risparmioinvesto.com, dove pubblico ogni lunedì un articolo, poi su Instagram io underscore risparmio, e poi qui su questo canale YouTube, dove pubblico ogni martedì e ogni giovedì tutto l'anno, anche quando c'è Natale e Capodanno in mezzo. E poi il giovedì faccio la live, ma in questo caso tu, se mi segui, lo sai che da adesso fino, diciamo, alla seconda settimana di gennaio non farò più live, insomma, festivo, festivo per tutti. Festa! Allora, andiamo un attimino a vedere di cosa voglio parlare quest'oggi. Volevo un attimino andare a fare il punto del canale YouTube, della mia vita privata. Dei libri, mi ero ripromesso di leggere tanto e andiamo a vedere se ci sono riuscito, e poi dell'investimento e del risparmio, quali sono stati i miei, diciamo, i miei obiettivi, se li ho raggiunti, e poi soprattutto quali saranno quelli del 2021. Partiamo da YouTube. Ho aperto il canale YouTube nel 2019 e ancora l'anno non si è concluso quando sto registrando questo video, il 19 di dicembre. Ovviamente uscirà, vediamo un attimino quando esce. Dovrebbe uscire il 29, giusto qualche giorno prima di Capodanno, per cui il 29 di dicembre uscirà questo video e spero a tale data di raggiungere i 2500 iscritti. Al momento sono a 2427, per cui me ne mancano una settantina, spero di riuscirci. È un, diciamo, un obiettivo che mi sono prefissato, secondo me ci posso arrivare. E insomma, piano piano, il canale dall'ottobre 2019, per cui è poco più di un anno, perché a ottobre 2020 sarebbe stato un anno. Ci siamo presi due mesi in più per, diciamo, tirare questo elastico. Cosa è successo in questo 2020? Sono riuscito a monetizzare il canale da giugno, e ovviamente tutti quanti fanno il video quanto hai guadagnato. Io con molta onestà dico che da giugno 2019, quando ho cominciato a monetizzare il canale, ho guadagnato circa, perché ancora devo vedere quanto faccio a fine dicembre, però facendo i conti, fra i 1000 e i 1100 euro, forse 1050 euro massimo di lordi, di monetizzazione su YouTube, che non è male, diciamo da giugno, diciamo è metà anno, per cui spero l'anno prossimo di andare a migliorare queste prestazioni. Un 2019 su YouTube che mi ha portato tante collaborazioni, però queste le voglio andare a inserire un attimino anche nella vita privata. Comunque, queste collaborazioni con YouTube sono state con persone di un certo calibro, ad esempio mi viene in mente Riccardo Zanetti o Pietro Michelangeli, che sono state persone gentilissime, Filippo Angeloni, che è stata una persona anche lui gentilissima con cui ho collaborato, Francesco Narmeni, che è stato ospite sul mio canale, e poi ovviamente tutti quelli che possono essere considerati gli amici di YouTube, che non sono solo colleghi. Ma mi riferisco a Domenico Doronzo di Vivere di Dividendi, a Gianluca Ranieri Bandini e anche a Massimo Cirignotta. Ormai posso dire che con queste persone ho un rapporto molto amichevole, di amicizia, e spero che si cementi ancora di più questa amicizia. E inoltre, nel 2020 ho anche iniziato dei rapporti di collaborazione, spero che anche queste diventino delle amicizie molto importanti nel lungo termine, con Andrea Landriani, con Davide Ravera, con Darko Ivanovski, che sono un po' parte del gruppetto. E ho avuto anche modo di collaborare con Michael Pino e con Karim Mejri, che considero anche loro delle persone stupende, e spero di poter collaborare in futuro e anche con queste persone, insomma, di andare un po' a cementare questa conoscenza e magari farla diventare anche un'amicizia. Con tutte queste persone ho un profondo rispetto, le rispetto profondamente, e penso e spero
di poter costruire qualcosa nel lungo termine. Però cosa mi aspetto dal 2021 per YouTube? Allora, entro la fine del 2021 ho questo obiettivo di raggiungere almeno 7500 iscritti. Spero di potercela fare. Non è un obiettivo semplicissimo, anche perché rispetto ad altri canali dove, ad esempio, cito Gianluca, Ranieri Bandini o Domenico, loro sono persone molto più esperte di me, hanno molto più conoscenza del campo, per cui ovviamente loro sono cresciuti anche in maniera più importante. Però diciamo 7500 iscritti in un anno sarebbero 5000 in più rispetto a quest'anno. Spero e credo di potercela fare, è un obiettivo che mi sono posto. Un altro obiettivo per il 2021 sono i guadagni per YouTube, che spero arrivino almeno 500 euro al mese, per cui circa 6.000 euro l'anno, che non sono chissà che cosa dal punto di vista diciamo del guadagno, però invece secondo me sono qualcosa di molto importante perché sono 500 in più che posso andare a investire e andare a accumulare per l'interesse composto nel mercato azionario o comunque di risparmiare. O in casi, diciamo, di una pandemia, vabbè, ma non credo che ce ne siano, in fondo chi si è perso il 2020 nella pandemia, possono anche essere usati per delle emergenze, come ad esempio magari perdi il lavoro e ti paghi l'affitto, senza andare a toccare il famoso fondo di emergenza. Per quanto riguarda la vita privata, il 2020 è stato un po' un mix di notizie pessime e notizie importanti. Per quanto riguarda le notizie importanti, ovviamente io ho rischiato più volte di perdere il lavoro a causa della pandemia. Non l'ho perso, l'ho tenuto, anzi altre persone lo hanno perso al mio posto. Questo mi dispiace. Dal mio punto di vista, però, la mia famiglia è al sicuro, diciamo, lo stipendio entra e posso costruire l'ingresso, diciamo, monetario alternativo con YouTube e con i link affiliati, che quello è un po' il mio scopo, cercare di pararmi un po' il sederino e cercare appunto di andare a costruire una rendita passiva che possa supportarmi nei momenti di difficoltà. Avevo avuto due offerte di lavoro a Malta all'inizio del 2020, che ovviamente sono state cancellate per la pandemia, le avevo avute a marzo, per cui diciamo che non la reputo una notizia negativa perché pensandoci poi, e lo vediamo nella parte dei risparmi e degli investimenti, ho potuto mettere più soldi da parte, ho potuto investire di più, è una cosa molto importante. In ambito di crescita personale sono cresciuto tantissimo, la famiglia è cresciuta tantissimo. Abbiamo cominciato a mettere molti più soldi da parte, abbiamo cominciato a investire con molto più criterio. Diciamo che è stata un po' una crescita personale profonda che questa pandemia, diciamo, ci ha fatto portare avanti e in un certo senso siamo maturati meglio come famiglia e anche io personalmente, che come chissà chi mi segue, ero uno spendaccione seriale. Dal punto di vista della vita privata, invece, insomma, è stato un anno nefasto, perché ho perso uno dei miei zii più cari, la mia madrina di battesimo, una mia zia, un altro mio zio ha avuto un ictus e tutte queste persone non sono potute andare a vedere neanche nell'ultimo minuto della loro vita. E questo è uno dei motivi per il quale nel breve o nel medio termine io e mia moglie stiamo pensando di rientrare in Italia, di tornare via dall'Irlanda, proprio perché anche se non avessi potuto vedere l'ultima volta queste persone, però con un'ora di volo, sarei potuto stare a casa a supportare i miei genitori, cosa che non ho potuto fare a meno che non si parli di ambito telefonico, ma ovviamente quando perdi una persona cara si sa benissimo che una telefonata non è come un abbraccio a una persona a cui si vuole bene. Però comunque sono cose che mi hanno colpito profondamente. Io non sarei mai voluto andare via dall'Irlanda e invece questa problematica mi ha portato a ripensare la cosa. Una cosa molto importante, invece, dal punto di vista privato, e poi ne parliamo anche negli investimenti, è il fatto che siamo liberi da debiti, ma chi lo sa, chi mi segue lo sa già come è andata a finire. Se andiamo invece a parlare dei libri, io me l'ho posto, diciamo, a inizio anno di andare a leggere almeno due libri al mese, ma ho fallito miseramente questo progetto perché ovviamente il bambino più cresceva e più diventava impegnativo. Diciamo che facendo la media ponderata, sono riuscito a leggere più o meno 1,2 libri di media al mese, strappavo qualche pagina e la leggevo. Ho, diciamo, incrementato la lettura in quest'ultimo periodo dell'anno, particolarmente ottobre, novembre, dicembre, quando il bambino ha cominciato a essere più responsive, come dicono in inglese, e qui a interagire di più con noi. Se tu gli dici stai lì e gioca, non è che capisce bene, ma ha capito un po' l'antifona, e magari lo metti nella culla e giochicchia per conto suo, e la sera sei un po' meno esausto, anche se io e mia moglie alle 9 siamo già mezzi morti ammazzati. Però cerco di dedicarmi quell'oretta la sera per leggere e ho recuperato, diciamo che a dicembre credo di aver letto tre libri, e a novembre altri tre e a ottobre un paio. Per cui ho
ho recuperato qualcosina. Io per mesi durante l'anno del 2020 non ho letto. Per il 2021, ovviamente, mi sono riproposto di andare a leggere questi due libri a mese, che non è una cosa impossibile. Io leggo almeno un'oretta e mezza, due ogni sera, per cui credo che sia un qualcosa di molto fattibile. Il bambino è più gestibile adesso, ci si può interagire di più. Voglio anche spaziare sulle letture, non voglio concentrarmi solo e esclusivamente come ho fatto finora sulle letture in ambito finanziario, ma magari approfondire un po' le letture di altre cose, di saggi o di fantasy. Per chi non lo sapesse, ad esempio, ho acquistato un libro di Gianluca Nalini Bandini, lui scrive dei libri fantasy in ambito di fantascienza. Ne ho comprato, non l'ho mai toccato. Gianluca, prometto che lo leggo e ne comprerò altri. Tra l'altro, chi non lo sapesse potrebbe andare anche sul suo canale e andare a vedere di che parla nei suoi libri fantasy e magari comprare qualcosa. Gianluca, marchetta gratuita. Per quanto riguarda invece i risparmi e gli investimenti, è stato un anno secondo me favoloso per quanto mi riguarda. Io ho adorato questo anno, da questo punto di vista mi ha portato dei profondi miglioramenti personali. Gli obiettivi che mi ero posto era di andare a risparmiare almeno il 30%, il 2019 è stato intorno al 20% a mensile. E devo dire che con molta soddisfazione ho battuto questo 30%. Abbiamo battuto, perché senza mia moglie non potrei fare tutto quello che sto facendo ed è la persona che mi sta più vicino, la ringrazio profondamente. Siamo passati al 33% di risparmio investimenti. Siamo arrivati nel nostro conto di emergenza, nel nostro saving accounts, a 6.000 euro, qualcosa che non avrei mai potuto pensare di farcela, e a più di 10.000 euro investiti. In pratica, siamo arrivati a investire 16.000 euro fra investimenti e savings, partendo da una situazione in cui nel gennaio-febbraio 2019 avevamo più o meno 30-32.000 euro di debiti e niente da parte. È una cosa importante per me, che giorno dopo giorno permette a noi come famiglia di crescere, di andare a risparmiare sempre di più e a diventare più efficienti. Un'altra, diciamo, cosa che mi ero dato come obiettivo era quello di usare il Vault di Revolut, e chi non si ricordasse i miei obiettivi potrebbe andare a vederlo, magari lascio il link, anche se è un video fatto malissimo, era all'inizio. Comunque mi ero posto di andare a mettere da parte almeno il 4% del moltiplicatore di Revolut. Per chi non lo sapesse, comunque uscirà anche un video prima della fine dell'anno di comparazione fra N26 e Revolut, e magari spiego meglio questa cosa. Il moltiplicatore significa che quando paghi qualcosa, la parte restante, per arrotondare la cifra, tipo se uno spende 1,20 euro e la parte restante sono 80 centesimi, lui quei 80 centesimi la mette da parte. Se fai un moltiplicatore per 4, sono 3,20 euro che si mettono da parte. E l'ho fatto in questo modo, per cui mettevo da parte soldi senza accorgermi. Avevo anche obiettivo di mettere da parte 7 euro a settimana, per cui automaticamente il mio conto prendeva 7 euro a settimana e li andava a mettere da parte. Ecco, sono riuscito a fare 30 euro al mese, ho fatto qualcosa in più. E poi ho usato il moltiplicatore per 4. Ho aggiunto altre fonti di reddito, me l'ho proposto anche di aggiungere altre fonti di reddito, per cui ho cominciato a monetizzare YouTube. E come ho detto prima, 1.050 euro circa dovrei chiudere l'anno. Poi ho cominciato a usare i link delle affiliazioni e le sponsorizzazioni, per cui alcune aziende sono venute da me per essere sponsorizzate e mi hanno pagato per far questo. Per cui sono diverse fonti di reddito e più o meno i guadagni totali del 2020, incluso YouTube, sono stati, e qui dovrei essere anche diciamo a spanne, perché come dicevo prima YouTube ancora non è chiuso, 2.800 euro lorde di guadagno anno, che togliendo i 1.050 euro circa di YouTube sono un ottimo ingresso. Diciamo che per uno stipendio irlandese più o meno ho fatto uno stipendio e mezzo lordo, uno stipendio netto, per cui è una cosa molto interessante, è come se avessi guadagnato una tredicesima, che in Irlanda non esiste. Sono profondamente soddisfatto di questo risultato, è stato un anno stupendo da questo punto di vista, ma per il 2020 voglio andare a migliorare. Come voglio andare a migliorare? Prima di tutto voglio arrivare almeno al 35-36% di risparmio mensile, anche perché ormai sono arrivati in un punto di tale affinazione nel risparmio degli investimenti che dobbiamo fare dei piccoli passaggi un po' alla volta, non si può più pensare di passare dal 35, magari al 50% al mese, così di botto. Per cui piano piano adesso possiamo andare ad affinare il nostro risparmio. Ma tenere i versamenti nel Vault e il moltiplicatore così come ho fatto adesso, perché ovviamente anche qui non si riesce ad affinare più di tanto, e arrivare con 10, a 10.000 euro sul conto di risparmio, sul conto di emergenza, e almeno a 20.000 euro investiti entro la fine del 2021. Sono cifre
non irraggiungibili, sono fattibilissime, però come dicevo prima, come abbiamo fatto noi l'anno scorso, piano piano, come le formichine, siamo andati ad aggiungere qualcosa che sarebbe stato profondamente impossibile per noi pensarlo anche l'anno precedente, nel 2019. Poi voglio portare le fonti di reddito fra YouTube, affiliazioni, sponsorizzazioni, almeno ad essere 10.000 euro annui. Così, dato che in metà anno ho fatto 2.800 in totale e che il canale potrebbe crescere, credo che anche in questo caso potrei riuscire a raggiungere questa soglia, che in linea di massima sono più o meno 800 euro al mese lorde, e sarebbero un ottimo traguardo. Bene, spero che questa condivisione sia stata di tuo gradimento. Ho cercato di fare questo video tutto in questa diretta, senza tagli, perché volevo fosse molto spontaneo. Se sei nuovo su questo canale, ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Gli altri video non sono così spontanei e lunghi, cerco di farli un po' più professional. E se il video è stato di tuo gradimento, per favore lasciami un pollice in su, perché fai capire a me che sto facendo qualcosa di buono. E se così non fosse, almeno cerco di migliorare anche la qualità dei video YouTube. Tra l'altro, non l'ho detto, ma lo ripeto adesso, appunto perché era spontaneo, mi sono dimenticato. Sto cercando di migliorare la qualità dei miei video. Ho comprato un nuovo microfono e mi sono venduto il primo Rene, un Elgato Wave 3. Magari lancio anche il link in descrizione per chi fosse agli inizi di YouTube e volesse un po' spaziare. Faccio anche vedere cos'è che utilizzo. E poi ho comprato adesso, a fine anno 2019, per cui 2020, per cui lo utilizzo nel 2021, una nuova camera per registrare. Mi sono andato a orientare su una camcorder, una Sony AX53, che penso sia un'ottima 4K. Perché? Perché non voglio fare più solo video interni, voglio fare anche vlog e interviste, magari all'esterno, cercare di intervistare anche persone nell'ambito aziendale in Irlanda, se ci riesco, ma se rientro in Italia, anche in Italia. Ho comprato anche un microfono split che ha due microfoni lavalier, per cui se volessi intervistare una persona con un unico ingresso posso registrarlo. Sto cercando di migliorare i contenuti perché mi avete fatto notare che l'immagine faceva CGare, l'audio faceva CGare, e sto cercando di seguire i vostri consigli. Ovviamente anche questo è un investimento, anche migliorare l'attrezzatura è un investimento, però sto cercando di farlo in maniera ponderata proprio perché ho imparato dal passato che prima compravo a sprizzi e sprazzi ed erano sempre dei gran. E avete capito la rima? Grazie mille di avermi seguito, ragazzi. Buon inizio di 2021 e spero che anche per voi questo 2020 sia stato produttivo e che il 2021 sia ancora meglio. Ciao, al prossimo video. Per cui, diciamo 5 euro a settimana, che non è proprio quello che mi ero proposto. No, scusate, 6 per 5. No, di più ho fatto. Vabbè, siamo capiti, comunque ho fatto di più. 28 euro al mese, invece faccio 30, sono 2 euro in più al mese.